Ad Altomonte continua con successo la 32esima edizione del Festival Euromediterraneo, un appuntamento con la cultura, la tradizione popolare, il teatro e la buona musica. Altomonte da sempre è il posto dove la cultura ha voluto rappresentarsi, ma rappresentarsi per cercare di incontrare la gente, cercando chiaramente di portare sul palcoscenico non soltanto il grande teatro, ma il teatro popolare, quello più impegnato, la musica, la danza. Quest'anno, in questa edizione, c'è tutto questo. Cominciamo con Arisa, perché Arisa rappresenta sicuramente un artista popolare, ma di grande qualità, in grado di, come dire, di trasmettere emozioni. E quello che in questo momento penso sia più importante è quello di trasmettere cultura ed emozioni. Io sono molto felice di essere qui, è un borgo molto molto caratteristico e mi piace anche molto la location del concerto perché è molto raccolta e credo molto storica. Penso che ci siano molte buone energie. Prima Festival dei Due Mari, poi Festival Euromediterraneo, la manifestazione rappresenta da sempre un'opportunità, non solo per Altomonte ma per tutti i visitatori che vogliono apprezzare anche le meraviglie artistiche ed enogastronomiche di uno dei borghi più belli d'Italia. Altomonte apre le porte a tutti i calabresi ed è orgoglioso di fare questa proposta culturale che vorremmo che tutti i calabresi sentissero proprio, come sono certo che succede. E l'iniziativa ha una tradizione importante, al 32esimo anno riparte con slancio come ogni anno, un cartellone completo, ritengo uno dei più completi che ci siano oggi in Calabria, che spazia dalla danza al teatro classico, alla prosa, al cabaret, ai grandi interpreti musicali, dei quali oggi praticamente quasi non si può fare a meno.